Buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho girato già 3-4 video perché ho detto, visto che ho un po' di tempo libero, sto meglio, vi racconto la mia storia. Allora, finalmente, mi è capitato, finalmente anche a me, più o meno, non, cioè non nel senso positivo, sì, sono incapulita da sola. Ricominciamo da capo. Allora, io sono vaccinata, partiamo da questo presupposto. Sono vaccinata, dovevo farmi la terza dose il 24 di gennaio. Ad oggi siamo al 1º febbraio. Per farvi capire che giorno siamo oggi. Allora, diciamo tra virgolette, ho avuto la sfiga, la sfortuna di contrarre il virus. Perché allora, praticamente il 23 gennaio ho avuto mal di gola. Ma vai a pensare al mal di gola direttamente al virus. Purtroppo mal di gola si è trasformato poi in tracheite, laringite, mi è sparita la voce, che ci sono delle live su Twitch, sul canale Viola, che andate a vedere, sentite la mia voce, sembro un mostro, lasciate stare. Allora, la cosa che volevo parlarvi è che sì, anche i vaccinati possono prendersi il virus, non siamo immuni, ma semplicemente alcune persone sono più protette di altre, infatti io, almeno, non voglio, io sono una di quelle persone che non rompo il capo. Il gabbo a nessuno, se volete vaccinarvi, vi vaccinate, se non volete vaccinarvi, non vi vaccinate, è una scelta vostra. Ho mia sorella che appunto fa da sé. Anche mia sorella ha avuto appunto il virus e adesso sta bene tutto, ha il Green Pass rinforzato perché appunto ha avuto il virus, quindi guarita, sta benissimo. Io purtroppo sono ancora ad oggi ancora in quarantena perché devo andare a fare il tampone. Crociamo le dita, se è negativo sono scarcerata. Allora, cosa è successo? Vi racconto il fatto. I primi sintomi li ho avuti il 23, ovvero mal di gola, un po' di stanchezza, niente di che. Però si sono fatti sempre più forti man mano, avendo il vaccino 24 o 25, no 25, scusate, 25, scusatemi, 25 dovevo essere prenotata, ho spostato il vaccino, ho detto fammi fare un tampone, quindi essere sicura. Perché questi sintomi non mi tornavano molto, perché poi ho avuto forti mal di gola, ero molto stanca, avevo dolori ossei. Poi mi è salita anche la febbre, sono di tutto di più, tosse, mal di gola. Ho detto, vabbè, faccio il tampone. Vado a fare il tampone e tutto il resto mi risulta negativo. Però la ragazza mi guarda, che se magari stessi per svenire, mi fa. Torno fra 48 ore perché secondo me tipo potresti positivizzare. Detto fatto, il 25/26, perché per lo stato è il 26, che mi ha preso in carico il tampone, sono risultata positiva. Purtroppo, ahimè sì. Diciamo che i primi giorni sono stata veramente uno schifo. Molti se la sono passata sintomatica. Io purtroppo no, sono sincera, sono stata abbastanza male. E, ho avuto nei primi giorni problemi anche respiratori, ma non gravi. Nel senso che se mi sforzavo tanto avevo problemi nel respirare. Ho dovuto tenere la stanza umidificata, quindi con gli stracci sopra il termosifone. C'ho ancora lì le candele che uso praticamente sono i bruciincensi con l'acqua. Ci ho messo il tea tree, il Vicks. Tanto un verde, poi mi è stato prescritto il Bentalan antibiotico e prendevo il Moment perché tra l'altro ero anche sotto quel periodo del mese, quindi più fortunati così non potevo essere. E poi ho preso l'integratore alimentare e tutto. Adesso per fortuna oggi finisco tutto. Devo solo continuare i fermenti lattici perché purtroppo l'antibiotico dà problemi allo stomaco e all'intestino, soprattutto io che ho subito un intervento di bypass gastrico, quindi figuriamoci. Ad oggi sintomi non ne ho più, come potete vedere, parlo benissimo, la mia gola va benissimo, a parte il fatto che esco con la sciarpa ovviamente o quando cambio stanza, temperatura. Sono stata in isolamento ovviamente in camera mia, e ho mangiato in camera mia e tutto il resto, uso solo il bagno in comune con i miei perché ne abbiamo solo uno, purtroppo, che disinfettavamo e tutto il resto. Non ho mai portato la mascherina io per il semplice fatto che non riuscivo bene a respirare, così mi mancava solo quella. L'hanno portata i miei, quella da anatroccolo come la chiamo io. Oggi infatti quando andrò a fare il tampone userò quella, per forza, per normativa di legge, e che ce l'ho fatto, tra l'altro metterò la nuova, quella lì nera che ho comprato. Inauguriamo quella nera. Ne ho trovata una nera, allora ho detto sì dai, adesso inauguriamo quella nera. Anche se mi porta fuori quella viola, non lo so. Però non lo so perché poi quella viola dovrei buttarla, non lo so nemmeno, mi dispiace un po'. Però quella fucsia mi porta fortuna. E niente. Diciamo che non l'ho passata benissimo, sono sincera, non so se avrei preferito vaccinarmi o avrei preferito farmi il virus, ma è andata come è andata, pazienza, quindi questo qua sarà praticamente la mia terza dose.
Niente, però adesso va molto meglio. Ho ancora un po' di mal di testa, ma semplicemente perché mi sento un po' rintronata, saranno anche i medicinali, un po' per tutto, ma va molto meglio. Vi consiglio, poi per chi ci passa, che ci passerà, a me le tisane mi hanno aiutato tantissimo, non bollenti ovviamente, ma tantissimo. Ho bevuto tisane al finocchio, tè verde, di tutto ho bevuto. Guarda che avevo una sete bestiale, ma ancora ad oggi appunto non ho di sete. Ho usato uno spray nasale perché non riuscivo a respirare, Vicks, Tantum Verde, tutto di tutto. Soprattutto la cosa molto utile sono i bruciaincensi, che ci ho messo il tea tree oil e anche il fatto di umidificare spesso la stanza, che era comunque calda perché avevo la stufa, perché avevo comunque freddo. Febbre fortunatamente l'ho avuta solo per 2 giorni, ma nemmeno tanto alta. Però la cosa penso che più mi ha dato fastidio era a parte la gola e l'emicrania, che ancora oggi più o meno ce la portiamo avanti. Però è la cosa che, diciamo, frequente rimane più oltre che la tosse. Tipo, adesso tosse non ne ho. Mi viene ogni tanto quando sento forti odori o magari c'è la polvere, ma perché sono allergica io alla polvere, quindi diciamo che la cosa non mi aiuta più di tanto. Poi presto tornerò a fare anche le live su Twitch, che lì è un po' più impegnativo perché già mi stanca fare i video, figuriamoci fare le live, è molto più impegnativo. E niente, volevo raccontarvi questa storia per comunque magari se qualcuno ci è passato, queste cose qua. Io sinceramente prima, quando ho fatto la prima dose e la seconda dose, non ho mai avuto niente. Poi, ripeto, è una scelta vostra, dovete essere voi a scegliere anche se ora come ora, molti diranno non c'è scelta, bla bla bla. Io posso solo dirvi che come persona vaccinata, io faccio sempre tantissimi tamponi. Infatti anche oggi andiamo a regalare altri soldi. E lo faccio perché comunque penso che sia una cosa comunque giusta farla, quindi anche se siete vaccinati, ragazzi, fatevi i tamponi, perché non vuol dire che se siete vaccinati non vi prendete nulla. Semplicemente avete meno possibilità di prenderla e meno possibilità di finire magari in terapia intensiva o altre cose così, ma non siamo immuni, come potete vedere. Quindi per favore fate che questi cazzo di tamponi tutti, così siamo tutti sereni, che sinceramente io mi sono rotta le palle di farmi le quarantene. O di stare male. Veramente vorrei che tornassimo a una normalità, anche se lo so che la normalità ormai non esiste più. E niente, ragazzi, io penso che sia tutto. Non voglio dilungarmi più di tanto a raccontarvi tutta questa cosa. Se avete delle domande, lasciatemi sotto nei commenti. Piuttosto farò un altro video. Ho fatto anche un TikTok dove dicevo appunto che ero positivo e tutto. Adesso speriamo oggi di essere negativi. Si spera perché vorrei uscire dalla gattabuia. Ovviamente non mi metto a fare baldoria subito perché voglio riprendere piano piano, però vorrei uscire perché ho anche delle cose da fare. Anche perché sono tutti pieni, quindi solo oggi avevo il posto libero, tra virgolette, in farmacia per farlo. Anche perché altri centri sono chiusi o sono pieni di gente che appunto sono tutti in quarantena. Ho il 50% degli amici in quarantena o che sono positivi. Forever. E niente, ragazzi, mi raccomando, fate sempre comunque attenzione perché per me non è un'influenza. Sono sincera, non è un'influenza. Se questa è un'influenza con i controcoglioni, ve lo dico chiaro e tondo. Perché molti se la fanno asintomatica, ma se ve la beccate come me la sono beccata io, vi posso assicurare che vi stende e vi veramente, non dico che vi ammazzi per carità, però veramente vi stronca per almeno un bel po' di giorni. Quindi siate veramente intelligenti e tutto, non vi dico di vaccinarvi, non vi dico di cosa dovete fare, l'unica cosa fate i tamponi. Fate i tamponi, cercate di mettervi quelle fottute mascherine, dobbiamo rispettare 3 regole che erano dal principio. Cercate di disinfettarvi le mani, ficcarvi con le fottute mascherine in faccia, ogni tanto fatevi un cazzo di tampone, che non, cioè, so che costa, so che è una rottura di palle, piuttosto andate da Tigotà, andate all'Esselunga, andate in qualsiasi farmacia, vi comprate un tampone, fai da te quelli nasali, non quelli da sputo, che quelli non servono un cazzo, ve lo fate a casa, ve li fate ogni tanto, andate a controllarvi perché è comunque una cosa di salute. Molti dicono, ma se va l'influenza. Sì, influenza, ma intanto comunque ci sono persone che sono state veramente male. Tra cui anche delle mie amiche, quindi e anche altre persone che purtroppo non ci sono più, ragazzi. Poi sì, magari non è solo colpa del virus, magari è colpa anche di altre cose, però cerchiamo di volerci bene nel minimo indispensabile, almeno nel rispetto degli altri. Se non vi volete bene, almeno voi stessi, volete bene alle altre persone, anche se le odiate. Fatelo comunque per le persone che non si possono curare da sole, magari quelle immunodepresse o quelle che magari non possono sostenere spese e farsi i tamponi ogni 2 giorni. O per qualsiasi altro motivo non si possono vaccinare, almeno fatelo per loro. Se non ve ne frega un cazzo di voi, fatelo per gli altri. E vi saluto e vi auguro una buona giornata.
o buona serata, in base a quando vedete il video. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, io dovevo dirlo all'inizio, lo dico alla fine, se volete scrivervi, iscrivetevi. Al prossimo video.